poi rappresenta il punto di svolta per l'automobile, per Toyota la prima, per Toyota e per il mondo dell'auto, la prima vettura a celle combustibile alimentata all'idrogeno. Dal 97, quando abbiamo lanciato la prima vettura ibrida, ormai sono, la mobilità sostenibile è per noi il punto di forza. Sono 7 milioni e 4 le persone che guidano ibrido in tutto il mondo, in Europa più di 800.000 e in Italia siamo arrivati a 50.000 e ci aspettiamo molto da Mirai, un'auto che può essere alimentata in soli 3 minuti e che ha un'autonomia pari a quella di un'auto tradizionale, ma con una grandissima differenza: emette solo acqua. Siamo circondati da uno stand che parla di vapore acqua, di acqua, quindi emissioni zero. Il futuro della mobilità sostenibile è già qui. Auris Hybrid e Touring Sports sono in Italia due delle auto più vendute. Oggi presentiamo nuove motorizzazioni tradizionali, ma anche una nuova Auris Hybrid, con una modifiche estetiche molto interessanti che aiutano a dare maggiore personalità all'auto e rifinimenti interni per migliorare il comfort interno. Il messaggio fondamentale fondato sull'ibrido è ben recepito. Oggi il ibrido in Italia rappresenta ben un terzo delle nostre vendite ed abbiamo raggiunto già nel mercato quote pari ad altri brand molto più piccoli. Quindi ormai le persone accolgono e hanno capito che la felicità riparte dall'ibrido.